ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio secondo canale, nella mia seconda cucina. Ciao Pachito, che ci cucini? Perché l'altro video che abbiamo fatto del menù è piaciuto tantissimo, mettete like. C'è anche il mio zietto, mettete like perché mi facciamo vedere tante cose buonissime, come l'altro video che vi è piaciuto tanto. Iniziamo dall'antipasto, yeah! Guarda zia, in questo video, mamma, per accendere un po' la luce, tutto così casereccio, almeno un po' di luce, consumiamo un po' di corrente. Guarda zia, in questo video devi fare così. Yeah! Yeah! 1, 2, 3! Yeah! Zio, fai così con le mani, vai. Yeah! Bellissimo, grandi! Allora, iniziamo con l'antipasto, vi facciamo vedere. Abbiamo cucinato. Che cos'è? Ma mamma è già così, però. Come hai fatto? Oh no! Fai vedere, tipo, come hai fatto? Fai vedere come hai fatto. Con le mani, sono. Vai! E fai bene? Yeah! No! Vabbè, allora abbiamo fatto antipasto di salmone. Vai, giusto, Pachito? Sì. E cosa ci hai messo dentro? E avocado e poi anche delle cipolline. Ma questo salmone com'è fatto? Spiega. È fatto marinato nel limone. Ah, ok, quindi tu lo compri. Un'ora. Lo compri fresco. Sì, fresco. Poi lo metti nel limone e lo fai stare un'ora. Lo faccio a fette e poi lo metti in limone per l'otto. Oh, guardate che ricetta, che ricetta. In 4 e 48 con l'avocado e le cipolline. Questo è il nostro antipasto. Guarda. Facci vedere. Pesce spada con olive. Oh, aspetta che lo riprendiamo bene. È tutto casereccio, tutto così improvvisato. Questo è il sughetto con pesce spada, olive e pomodoro, che dobbiamo mettere sulla pasta. Giusto? Sì. Che cos'è questo? Questo è pane ai semi e pane alle noci, fatto da Pachito. Wow. Impasto integrale. Ma no, è troppo grande, è troppo special. E voilà, fusilli, vai, dillo tu. Fusilli con pesce spada e olive. E olive, pomodoro e prezzemolo. Abbiamo tantissimi piatti per tutti. Io me, madonna, meraviglia, delle meraviglie. Buonissimo. Da auguri. Tanti auguri. Tanti auguri. Volevamo far vedere, perché sono finiti. Scusami zia, aspetta un momento. Quali erano i fusilli? Non ci sono più perché adesso stanno nella pancia. Comunque erano questi qua integrali rummo e sono molto molto buoni. Comprate al supermercato, ve li consigliamo, e sono anche biologici. Bravo. Nancy, biologici che c'ho il suggerimento dalla regia, tipo buon compagni, grazie. Vai Pachito, ora che ci cucini? Tonno alla piastra. Abbiamo già messo la piastra con olio unto. Vai, prego Pachito. A te la scena. E facci vedere il tonno. Tagliata di tonno con sesamo. Sesamo, eccolo qua, il tonno fresco. Su un letto di rucola. Grande, Pachi. Pomodorini. Ma non è calda la piastra? Sì, aumenta. Ok. Questo è tonno freschissimo. Poi lo tagliamo. Tagliato un po' doppio. E dopo ragazzi, lo tagliamo. Deve essere doppio perché deve rimanere un po' crudo dentro. Bravo, si fa proprio bravo, così. Hai detto quello che poi si mette anche un po' di parmigiano a scaglie e un po' d'aceto balsamico. Madonna, no, aceto balsamico. Quella salsina che noi usiamo sul sushi. Dai, e mo ci spieghi qual è. Volete vedere questa salsina? Vai, facci vedere. Oh, guarda quanto è bello. Vieni qua. Ecco qua, salsina fatta nel frullatore. Salsina verde. Trovate il video su YouTube, si chiama Salsina verde magica per sushi. Andate a vedere il video, che la usiamo anche per questo. È buonissimo. Abbiamo fatto anche i fiorini, perché la domenica non mancano mai i fiorini napoletani in casa Carlita. Mamma, questi li hai fatti tu? Maro, lo fanno schifo. Sto non scherzando. Ridere, mia mamma è bravissima. Qui c'è mia zia, ride sotto i baffi che sfruttò mia mamma. No, perché mia zia li fa meglio. Allora, i fiorelli. Nostra zia Rita li fa molto meglio i fiorelli. Zia, chi li fa meglio i fiorelli, tu o mamma? Io. Mamma, ma chi se ne affronta? A me mi piacciono così, a me mi piacciono così. Ok, già lì mi fa più pieni d'olio, proprio belli quelli là. Mamma le fa più leggeri. Va bene.
Buon appetito. Pachito sta impiattando il tonno e poi sta tagliando le scale. Ah no, sta tagliando sempre il tonno. C'è l'assistente che taglia pomodorini, brava mamma. Com'è questa assistente? Brava, oh? Se no la licenziamo, eh! Non sei! Tu non sei una serva, tu non servi! Ma fai come ordino! Non so. Non fa mai niente come ordino! Come ordino! Lui è lo chef, capito? Lei è l'assistente. Chef. Mamma, cosa dici tu a discolpa? C'ha un coltello in mano, Pachito, io starei zitto al tuo posto. Ci conviene. Comunque guardate, vedete com'è un pochino crudo all'interno, leggermente. E il sesamo? Mamma mia. Il sesamo andava messo prima. Dopo. Ah, dopo? Va bene, sono verissimo. State in mano all'arte. Molly, tu cosa vuoi? Sta colla, mo si chiama leggings. Ho detto, zia, c'è i leggings? Mia sorella dà lezioni di leggings a mia zia. No, lezioni di moda. No? I leggings. Sai leggings adesso addosso? No. E che sai? Pantacollo. Pantacollo. Ma il pantacollo si chiama? Lego. Lego. Com'è che? E che fai? Ah, porti buon umore. Oh, a me mi piace ridere. Mi piace di ridere. E allora ma ti devo regalare un bel leggings. Un bel leggings, ci vuole. Io giustamente dici, ma che è sto fatto? Si chiama pantacolo, tipo si chiama leggings. Come si chiama? Leggings, mo. Tutte queste cose, non le so. Sono chiuso lì da casa. Ma come fai? Ma che sono la chiesa? Ma sono in chiesa, mia zia, casa e chiesa. Casa e chiesa. Va bene, abbiamo fatto questo quadretto napoletano. Ecco. Come ci sono anche le signorine, zia? I fanti. I fanti. I fans. Pachito, grande chef. Pachi, ma tu sei un re, guarda qua. Allora, salmone, no. Tagliata di tonno pesce, col sesamo. Tonno, lo indovino? Tonno con sesamo, sky parmigiano, pomodorini e la salsina. La salsina, ma. Dai! Io voglio fare una correzione a Pachito. Se tu avessi messo il sesamo prima sul tonno e poi lo facevi sulla piastra, capito? Era più buono perché veniva... Ragazze, provate così. Fate, io così lo faccio a casa mia. Il tonno l'ha visto da me, non mi fate il tonno, ci mettete il sesamo e poi lo fate sulla piastra e viene il sesamo tostato e si attacca tutto al tonno. Pachito, lo so fare meglio di te. È vero, zia? E così si fa. Lui dice si attacca alla piastra. Provate, diteci nei commenti versione Carlito, versione Pachito, si fa, fateci sapere. Ah, mettiamo un po' della nostra salsina di cui vi abbiamo fatto il video, lo trovate su YouTube. Un poco così. Oppure mettete la non crema. Non metto coppa d'acqua. No. Oppure mettete la crema di aceto balsamico. Fatto cadere tutto sul tavolo. Ok, yummy. Comunque volevo dire che era tutto buonissimo, quindi bravo Pachito, cioè il tonno tipo si scioglieva in bocca, com'era, era buonissimo, eppure il salmone, beh. E se lo dice mia sorella che non gli piace nulla. Carlita, dai, dimmi Pachito. Guarda tutti i piatti, fai vedere cosa abbiamo. Nulla. Tutti vuoti, vuoti, vuoto, il mio vuotissimo, è solo mia sorella che è moscia, solo perché è moscia. Senti, sta mangiando pure un piattere. Vabbè, tutto buonissimo. Senti, lo sai che è la rucola? La rucola? A dormire la notte. Dopo questa massima. Prima di andare a dormire, seguite i consigli di zia Rita, mangiate tanta rucola! Ma zia, quella è la valeriana! Ma quando ho la rucola! Un pollice in su per la mia zia! Quando non tiene su un night bike fa una bella salatella con rucola. Signorina, lo sapete che questi qua sanno tutto loro.
Sanno tutta loro, non facendo più. Vabbè, insalata per l'insonnia. Rucola, certo. Che le smetto, ho punto. Dopo va più. Passiamo a Nazaruga. Tortino di carciofi gratinati al forno fatti da Rosi. Qualcosa sa fare tua moglie. Ah, Paghito, questi sono buonissimi, vero mamma? Ma cosa c'è dentro? Prosciutto. Buon appetito. Ah, l'uovo. Vabbè, poi facciamo il video. Sono buonissimi. Ecco sfornato, zia. Ecco sfornato il pane di Paghito. Questo è bellissimo. Pane con sesamo e semi di girasole, semi di zucca. E queste sono le noci. È super croccante ed è caldissimo, ragazzi, guardate. Vedete com'è bello. Pane integrale. Stacca. Bello, madonna, è troppo bello. Stanno pure dentro le noci. Buonissimo. Ta-ta! Abbiamo fatto la torta che già hanno assaggiato. No. Torta caprese, taglia una bella fetta e voilà, abbiamo fatto la torta caprese, cioè mamma ha fatto, la chiamo zio Enzo. Mamma Rosy ha fatto la torta caprese light, che vi abbiamo fatto anche video, andatelo a vedere, è buonissimo. Fai vedere la fetta, bella, tutto fit ragazzi, tutto fit, come buonissimo, guardate. E guardate com'è bello dentro, vi fa vedere com'è bella, soffice e bellissime, soffice, altro zucchero al velo. Oh, bella. Ma voi lo volete un po' di zucchero? Sì. Oh, bellissima. Top, questa torta caprese fitta. Andate a vedere il video, andate. Cosa ci hai messo dentro? Cosa ci hai messo dentro, mamma Rosy? Le mandorle tritate, la cioccolata senza zucchero. No, senza zucchero. Grande, che farina? No, la farina non si mette. Ah, cioè, le mandorle che tritate. E devi fare il video, mamma Rosy. Ciao Paghito. Metteteci un bel like, speriamo questo video vi sia piaciuto. Chiudiamo con Paghito, un bel sorriso di Paghito. Ciao. Paghito, il pollice Bob non si vede, lo metti fuori dalla guarda imbecille. Ciao a tutti, Paghito, facciamo pollice e pollice. Ciao. E anche pollice. Stavolta mi sono messo il cappello. Grande Paghito, si vorrei. Zia, vuoi saltare? Vai. Ciao.